Al Todoli di Milano Marittima va in scena i playoff tra Cervi e Tropical Curiano, match tra terza contro quarta della classe. Curiano affamato di successo visto la penalizzazione avuta in stagione che ha portato almeno 5 in graduatoria. Il Cervi invece vuole legittimare la propria forza davanti a pubblico amico in un campionato che, se non fosse stato per le due davanti, avrebbe senza ombra di dubbio avuto palcoscenici diversi per ambedue le formazioni. Sogni di gloria che si abbattono in un campo pesante dettato dal violento acquazzone che penalizzerà tutti e 90 i minuti. Inizio ospite subito a ribasso. Farnetti, presentatosi davanti a Bragion, si lascia ipnotizzare da quest'ultimo che in qualche modo sventa parzialmente il pericolo per poi ritrovarsi il pallone prima tra i guantoni con conseguente disimpegno finale del reparto difensivo. Fari puntati anche su Stanco che dalla distanza prova a impensierire la porta di casa. I gialloblu si rendono pericolosi da calcio piazzato. Sotto misura Bondi manca la deviazione vincente per la gioia di Romani che blocca la sfera. Duello tra i due che prosegue quando l'estremo ospite esce di pugno per anticipare proprio Bondi, ma il pallone termina sui piedi di Panfili che non ne approfitta. Dalla bandierina c'è chi cerca di imitare il colpo alla palanca, pallone che scavalca la porta difesa da Romani. Quando il coreano affonda è però micidiale, rete annullata in questo caso a Vitaioli, terno arbitrale Feria e gioia tenuta in ghiaccio per quanto riguarda la formazione ospite. Quando Farnetti fa da sponda per la volée di Dolcini, gol sembra cosa scontata, ma la sfera si spegne sul fondo. Il Cervia si vede con questo tiro dalla distanza bloccato in due tempi da Romani. Primo tempo piacevole che si chiude sullo 0-0, nella ripresa il traversone di Gadda porta alla battuta finale Panfini. Conclusione fuori misura. Dalla bandierina Farnetti stacca di testa, ma né Stanco né Costantini arrivano all'appuntamento per la deviazione vincente. Appuntamento con il gol rimandato di solo qualche minuto perché Ricci innesca così Vitaioli che risponde presente, timbrando il playoff in direzione Curiano. Sarà questo il gol partita che manda in paradiso gli ospiti e spegne i sogni di gloria di un buon Cervia al quale non è riuscito lo sgambetto. La giornata nera dei padroni di casa si vede con questo tiro tentato da Severi, conclusione da dimenticare. E nel finale, quando il pareggio sembra cosa fa, Romani compie il miracolo su un grandissimo stacco di testa di Bondi, ma sulla ribattuta interviene Blighi, al quale non riesce il tapin vincente. L'ultimo ad arrendersi è proprio Capitan Bondi, che in girata spedisce alto. E al triplice fischio finale scatta la festa corianese, un playoff che si tinge di bianco e di rosso. A fine gara l'intervista commovente raccolta dai colleghi di Punto Gold al tecnico Zagnoli. Mister, allora 1-0 è bastato vincere con un gol di scarto e adesso il Curiano si ritrova in eccellenza. Ma in eccellenza speriamo di sì, ecco, perché comunque siamo davanti a tutti, gli ultimi anni sono andati su tutti con questo risultato e credo che sia stata un'annata incredibile sotto tutti i punti di vista. Alleno un gruppo di ragazzi straordinari perché quello che ci è successo quando eravamo terzi, punti di penalizzazione, giocatori squalificati, quella settimana lì sfido chiunque a viverla. Ci siamo presentati proprio quella settimana Russi in difficoltà netta, abbiamo vinto 1-0 e credo che da lì abbiamo iniziato a crederci veramente, perché comunque dopo rimontare di nuovo a squadre forti come quella di oggi, tutti quei punti e riuscire a presentarsi qua con questa forza mentale, perché comunque era una partita veramente dura, con delle difficoltà anche atmosferiche, tecniche e quant'altro, è roba da gruppo vero. Alleno dei ragazzi fantastici che mi hanno seguito in questi 2 anni e mezzo, è stato un susseguirsi di cose. Io sono arrivato e non mi ricordo che ci siamo salvati all'ultima giornata e da lì è partita un po' la costruzione di tutto. E oggi credo che si sia raccolto quello che in 2 anni e mezzo si sia seminato e dico grazie prima di tutto ai miei collaboratori, a Luca Bartolini, che oltre ad essere un mio caro amico, non l'ho mai nominato, secondo me è un bravissimo collaboratore, preparatissimo, a Alessandro Marcaccini e a tutta la società che comunque in questi anni mi ha sostenuto, ha sostenuto le nostre scelte, le scelte di Cipriani, Filippo, il direttore sportivo con cui ho costruito questo gruppo. E credo che quando una società ti lascia lavorare, poi alla lunga è difficile non raccogliere risultati. Poi oggi poteva anche andare male, ma io ai ragazzi l'avevo detto, poteva anche andare male, ma comunque aveva fatto qualcosa di grandissimo per esserci. A chi la dedichi questa vittoria? Guarda, la domanda più importante me l'hai fatta a te. La dedico a mio padre che da gennaio non c'è più e lui oggi è orgoglioso di me, sono sicuro.